Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Salve a tutti ragazzi, qui è Rocket e benvenuti ragazzi in questa nuova parte di Pokémon Sage, la nuova demo 2.0. Siamo ragazzi sempre qui presenti al Legato Town per un nuovo episodio ragazzi, dopo lo scorso in cui abbiamo battuto finalmente il fuorilegge, il rivale Riccardo. Però dietro di me ci sono due occhi molto spettrali. Infatti fuori parte ho acciuffato ragazzi la pre-evoluzione di Phantasm, il cavallo spettrale, quindi eccola qua. Si chiama Coltergeist ed è veramente molto bello. È un Pokémon di tipo spettro puro con, insomma, una buona potenza, appunto, spettro puro, Coltergeist, natura dolce, con Pestone, Nightshade, Pursuit e Storm di Raggio. Ho preso anche così, ragazzi, tanto per catturarli, ma non li userò, Psydex, che è psico puro, però ho già Dream Daddy, quindi non me ne faccio assolutamente niente. Buono, ma appunto Dream Daddy è più potente. In ogni caso nel box ho anche un altro Pokémon acciuffato, ovvero Kelonix, se vi ricordate la tartaruga asteroide, grazie, non voglio ritirare, voglio muovere, eccola qua appunto ragazzi. Questa qua è Psicoroccia, quindi una specie di Solrock lungo di questo gioco, molto difensivo e con una velocità veramente che sembra, mi ricorda molto Shackle, però insomma potrebbe essere buono, ma si evolve solamente tramite la pietra lunare che attualmente in questo demo non è presente, quindi ragazzi, rimarranno nel box a vita, almeno per questa demo comunque sia. Allora, come faccio per tornare indietro? Devo andare su back. Molto bene. Quindi ragazzi, vi ricordo, mi piace, importante per supportarmi in questo nuovo episodio, in questa nuova avventura. E niente ragazzi, tanto supporto da parte vostra, come sempre. Allora, per sbloccare il prossimo, insomma, avvenimento, dobbiamo ritornare nel saloon, dove c'è questa Pokéball particolare che è apparsa. Roche trova una Pokéball, ma è vuota, appunto la musichetta ha detto tutto. Ed ecco lì ragazzi, quel tizio molto impegnato della scorsa parte. Ehi, chi sei tu? Permettimi di introdurmi, sono il professor Northington, specializzato negli studi in questa regione della mitologia, insomma della storia. Sono affascinato dalla mitologia in particolare, molto bene. Qui a nord c'è una caverna in cui i vecchi antenati di Urbos, insomma, facevano dei rituali usando dei cristalli. Ok, ho una proposta, portami dei cristalli. Questo qua mi ricorda un gioco per PlayStation, questa richiesta ragazzi. E mi darà qualcosa, immagino, appunto Rock Smash. Dobbiamo andare nella caverna a nord, quella della scorsa parte che era bloccata dalle rocce di Spaccaroccia, e prendere il cristallo al professor Northington. Molto bene, quindi ragazzi, per evitare di ripercorrere strade già viste ragazzi, io mi sposterò a piedi, ma voi vi sposterete insieme a me con l'editing, con i tagli. Quindi ci troveremo fra pochissimo, non appena sarò davanti alla caverna, la Starry Cave se non ricordo male. Quindi fra poco. Ok ragazzi, eccomi appunto qua fuori dalla caverna, questa qua che abbiamo visto nella scorsa parte, quindi direi di entrare e di non perdere ulteriore tempo. Infatti ho già fatto un bel po' di strada da solo per la Starry Cave. Una caverna molto, insomma, fa molto extraterrestre, molto spazio. Quindi ho insegnato al nostro schiavetto, tra virgolette ragazzi, infatti Taumarine è molto bello, però non mi serve in questo momento, quindi Spaccaroccia fa il caso suo. Allora qua c'è solamente una scala, è molto bella questa caverna immagino, eccolo qua. Cristalli, ovviamente, questa è una citazione di un gioco per PS4 che immagino tutti conosceranno. Prendi un pezzo del cristallo e otteniamo un cristallo, insomma un cristallo stella, uno star crystal, boh, comunque sia. È tutto qui ragazzi, questa caverna, praticamente finito e sì, le mettiamo un altro in quanto non voglio scocciature, ma c'è qualcos'altro, qua c'è uno strumento e una roccia da, insomma, da spaccare con Taumarin. Vediamo un po' se appare qualcuno. No, non appare nessuno. Molto bene, quindi otteniamo ovviamente uno Stardust, ragazzi. È molto tipica di questa caverna, della Starry Cave. Ed è semplice, ma insomma, molto carina questa caverna. Niente di che. Non ci sono gli Zubat almeno. E questa qua è già una buona cosa. Forse ci sono gli Zubat invece. No, Rocano! Bello, magari lo catturo così tanto per sfizio, ragazzi. È roccia fuoco, mi pare, fuoco roccia, comunque sia. Ovviamente, un vulcano non può che avere quel typing, non immagino nessun altro tipo per questo coso. Ok, Wing Attack, direi che possiamo catturarlo. Non lo userò, ragazzi, in quanto il fuoco roccia ho già Pyroth, quindi sarebbe veramente molto inutile il mio team in questo momento. Però dai, un Pokémon nuovo si cattura sempre senza se e senza ma. Dai, vediamo un po' con la Great Ball se riusciamo a dargli proprio il colpo di grazia con... dai, lo catturiamo sicuramente. Bella lì. Rocano catturato, ragazzi, molto bene. Quindi vediamo un po' ovviamente fuoco roccia.
Pyroclastic Pokémon. Ok, praticamente un pezzo di un vulcano. Soprannome? No, nel PC. Molto bene, ragazzi. Quindi adesso faremo la stessa cosa, ovvero io mi teletrasporterò tramite un bel taglio. Aspettatelo, no. Oh no, c'era Cybex che aveva teletrasporto, se no potevo dire tornare alla città. Vabbè, ragazzi, comunque sia, un piccolo taglio e ci ritroviamo in città, a Legato Town. Fantastico, eccoci qui, ragazzi, tornati a Legato Town, nel saloon, pronti per consegnare la nostra merce al caro professor Northington. Ehi, professore. Ok, veramente fantastico, non avevo dubbi, ok, che ce l'avresti fatta. Ok, grazie alle MT che ti ho dato, ovviamente, ragazzi, senza spaccaroccia era impossibile. Quindi consegniamoli il cristallo e niente, se ne va. Chissà che poi lo incontreremo più avanti. Non vorrei che fosse tipo uno scienziato del team malvagio, ragazzi, non lo vorrei, perché sarebbe veramente una presa in giro. In ogni caso, qua sotto è ancora bloccato dai Taumani, sì, dai Taumani, dai Phantasmer e dai Coltergeist. Veramente fantastici, che bello che sei, veramente ti lobbo. E quindi la strada unica da prendere è questa qua, ragazzi, con il boscaiolo che ha finalmente attivato tutto, con il suo Pokémon che ha taglio, ebbene sì, MN01, finalmente taglio, che ci permetterà di andare ovunque, praticamente, è molto inutile. Ok, la prossima città è la città di Dronia, dove ci sarà anche la seconda palestra, la palestra di Stella. Molto bene, quindi, ragazzi, il nostro prossimo obiettivo è quello. Full Heal, molto interessante, mi potrebbe essere utile sul percorso. 7, ebbene sì, ragazzi, nuovo percorso vuol dire nuovi Pokémon e nuovi allenatori. Quindi, ragazzi, mi piace per supportarmi. Cos'è questa roba? È un Powder che non mi piace. Allora, sembrerebbe essere se l'ho fatto fuori, non sembrerebbe essere scarso. Dice un Pokémon di tipo acqua, volevo dire. Ehi, bambino, ok, fai meglio. Watch your step. Ok, questo qua è il mio territorio. Questo qua chi è? È Elvis, ragazzi. Sì, effettivamente è Elvis o barra Fonzie dei telefilm. Pompawant. È un Pokémon buio dei team malvagi, questo qua, ragazzi. Però ce l'hanno anche gli Elvis, così, a caso. Mi ha aperto, praticamente. Mi ha fatto il culo. Comunque sia, Pompawant poteva diventare un bel Pokémon nell'evoluzione. Ancora, avevo fissato con Pompawant, eh. Vabbè, comunque sia, te lo butto giù anche questo. Non basta chiedere, io eseguo. No, no, dai, ti prego, non me lo buttare giù. Mancava... raga, che fastidio. Che fastidio, cioè veramente Arpi è sempre un passo all'evoluzione e poi viene battuto come un principiante. Vabbè, ok. Vabbè, più punti per Alpint, non importa, ragazzi. Si prende un sacco di punti, livello 16, molto bene, grande Alpint. Adesso però io devo tornare indietro, mannaggia lui. Devo tornare indietro. Il numero? Vabbè, ragazzi, mi potrei porre dei consigli, in quanto col suo ciuffo veramente è troppo potente. Vediamo un po' se si trova altro oltre a Powder. Ah, Peppit, sempre Peppit. Tra l'altro immaginatevi di trovare tipo lo shiny qua, veramente troppa fortuna, sarebbe troppo scuro per trovare lo shiny qua. Ok, ragazzi, tra l'altro mi scuso se ieri non sono usciti i video, molto probabilmente, in quanto qua c'è brutto tempo nelle mie zone e sono andato praticamente la maggior parte della giornata senza connessione e non ho potuto praticamente, insomma, uppare nessun video, quindi mi spiace, ma non è di peso, se si può dire così, da me tutto ciò, quindi grazie maltempo e fulmini che sono veramente arrivati ovunque. Ok, allora lasciamo per sempre questa città che voglio veramente abbandonare e passare a un nuovo percorso. Allora, qua ci saranno nuovi Pokémon al primo passo, ovviamente. Guarda un po' che novità. Powder, solamente Powder in questo percorso. Proprio la fissa per Powder. Non volevo fare Twister però, insomma, tutti con Bite. Quanto toglie sto Bite? Madonna, la mossa più potente del gioco a momenti. Owl. E tu pensi di intimorirmi con quell'Owl? Veramente mi hai fatto abbastanza ridere e infatti ti ho buttato giù. Ok, finalmente, se Dio comanda, Arpi si evolverà, finalmente. Vuole imparare? Cosa vuole imparare? Psycup? Nope. No, grazie. Voglio evoluzione adesso. Cosa? Arpi si sta evolvendo? Oh mio Dio. Dimmi che diventerà meno decente, caro Arpi, se no ho sprecato solamente tempo con te. Bella l'evoluzione. Ok, diventa un'aquila. Aquila, appunto. È un'aquila supereroe, c'è una specie di maschera, manco fosse Superman, ragazzi. Eppure, vabbè, non è neanche così brutta, tutto sommato. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, ma è abbastanza carina, tutto sommato. Per fortuna che ho i repellenti, ma noi possiamo... Oddio, questo chi è? È Superman, è veramente Catwoman, non so chi sia. Comunque sia, è molto molto sex. Allora, sì, qua mi servirebbe in teoria taglio, ragazzi, per andare oltre. Quindi, dov'è? Qua sotto. Quanto è scomodo sta cosa. Quanto è scomoda. Ok, taglio. Ce la farò a far imparare taglio a qualcuno?
No, no, Alpint. No, ragazzi, no, no, non voglio rovinare Alpint per quella schifosa mossa. Grazie, ma no, non sono interessato. Superpozione, bene, bene, non ho recuperata una che ho usato poco fa. Un altro strumento qua, praticamente è finito. Sì, dai. Prendo ancora questo e poi me ne vado. Oddio, cos'è? Fungus. E un altro Pokémon che ha le Pokéball, Doppol. Però è veramente, non mi piace questo qua, ragazzi. Sarà erba? No, non è erba. Non è addirittura erba. Cosa sarà tipo normale a sto punto? Sicuramente è normale, perché non vedo altri typing per questo coso, raga. Normale, no, perché se non è erba, quel coso non può che essere normale. Per forza. Oh, abbiamo il Montanaro qua, il taglialegna. Abbiamo Lumberjack, it's ok. Oddio, ho paura, questo qua. Addirittura non accetta, con, mamma mia, Santiago. Con Alpint, vabbè, il proprio la preda per il nostro Aquilord, il nostro nuovo Pokémon, è molto potente, raga. Ok, però Alpint è talmente potente, talmente resistente che non va giù. Non viene scalfito da niente. È incredibile quanto è potente sto coso. Ho 5 colpi, però. No, 4. Avevo visto 5, ma vabbè, non importa. Ok, Alpint KO. Spero di arrivare in questa parte già a Drogna, solamente per vederla, ragazzi. Per quanto non faremo la palestra, immagino, dato che siamo già a quasi 14 minuti, quasi. Special e Special Defense X. Ok, molto bene. Qua c'è una lotta in doppio, se non ho visto male prima. Ok, quindi chi abbiamo davanti? Aquilar e Dreamderry. Mettiamo davanti Dreamderry e Coltrgeist. Ragazzi, veramente troppo top quel Pokémon. Quindi, vediamo di fare fuori questi due bambini e di rimandarli all'asilo, visto che sono scappati a quanto pare. Ok, vediamo di mandarli dall'agente Jenny. Johnny School Kid e la sua sorella, che non ho visto il nome. Susie. Arpi e Quibble. Quibble che è il Pokémon del fuorilegge, Riccardo. Allora, ragazzi, siamo veramente potenti con Coltrgeist che può fare Stomp e l'altro può fare Psicoraggio devastante, veramente. Sono entrambi normali volanti, comunque sia Quibble e Arpi, ragazzi, ve lo posso assicurare. Sono entrambi di tipo normale volante, come, non so, Pidgey, Starly, che lo so, Utute e compagnia, P-Dub, insomma. Intanto non ho shottato nessuno dei due. Mi fa molto. Non mi fa tanto piacere questa cosa. Ok, se riesco a trovare il tasto giusto, mi fa molto piacere. Oddio, Roccia che mi spicca i tasti. Oddio, Quibble non è morto. Pensavo morisse con Psybeam. Fantastico. Stomp e via. Dai. Tulip, che brutto che sei, figliolo mio. Figliolo, sei veramente brutto. Ok, dai, un altro Psybeam e via. Tulip. Non so cos'è un tulipano. Comunque la faccia. Potrebbe anche essere bello se non fosse per la faccia che sembra fatta con paint, non dico con paint, sleep powder. Che infame, cioè veramente che infame. E questo è ancora meglio, ovviamente, siamo al festival dei Pokémon di tipo erba storti, grandissimi proprio. Dai, lo buttiamo giù, Gromio, Gromiao, boh, ok, lui comunque sia. Perché questi due qua non mi piacciono proprio per niente, raga. Non sono i miei Pokémon tipo erba preferiti, ve lo posso. Cioè, Alpint è avanti anni luce, arrivo al design, veramente. Ok, la battaglia sembra essere molto molto lunga, mio dio, cioè veramente non riesco a buttarli giusti così. Dai, Psybeam, e uno è andato. Il brutto è buttare giù quel cavolo di Tulip, perché purtroppo il buon Coltrgeist si è messo a dormire. Mega Drain, devi svegliarti, caro, devi assolutamente svegliarti. Dai, Stomp e Psicoraggio, ce la faremo? Speriamo di sì, perché ne ho abbastanza di questa battaglia. Oddio, ma quanto è resistente quel coso? Cioè, quanta difesa speciale ha in corpo? Cioè, ti sei veramente. Non lo so che sostanza hai assunto. Qualche strana sostanza, sicuramente l'hai assunta per avere quella difesa speciale. Oddio. Va bene, ce l'abbiamo fatta, grazie. Grazie al divino Farfetch'd. Cosa vorrei imparare? Psybolt? What? 40. No, è più scarsa di confusione addirittura. Quindi, no, proprio per niente. Bene. Chi ho davanti adesso? Che voglio vedere un attimo chi ho davanti. Coltrgeist. Quindi mettiamo Alpint, dai. Tanto non l'ho più messo praticamente in campo. Potrei mettere lui. Allora, qua chi abbiamo? No, un altro. Abbiamo un altro, ragazzi. Che dice? Lo skippo questo qua. Ma sì, dai. Lo skippo di prepotenza. Repellente attivato. E dovremmo essere quasi a Drogna in teoria. No, un altro. Come si chiama? Doppol. Oddio, che brutto che sei. Doppol, sì, l'ho pure azzeccato. Potente. Niente, non ti voglio vedere. Oddio, cos'è sta roba? Un vagone? E quello è un coso di dinamite.
No, vabbè, un cantiere. Adesso ci sono tipo i vecchietti che guardano i cantieri. Oddio, è tutto chiuso, ovviamente. Sì, tutto chiuso. Qua ci sono le macerie. Qua sembra tutto chiuso. Quindi molto utile questo cantiere, mi dicono. Però molto figo. Ok, questo qua non mi dice assolutamente niente. Quindi possiamo proseguire verso Dronia. Penso sia Dronia qua. Molto bello questo passaggio. Dronia City. Cosa è successo? Volevo passare di qua. Ok, Pokémon Center. Molto grande questo Pokémon Center. Veramente, tutto praticamente. Pokémon Center, Pokémon Market, c'è di tutto. Fantastico. Che bello, addirittura tutti i 6 Pokémon nella stessa colonna, nella stessa riga. Questo, è un Flogger, una cosa del genere mi pare, quel Pokémon. Allora, sono povero, sono strapovero praticamente, raga. Mamma mia, quanto sono povero. Datemi dei soldi in donazione, sennò... Ok, allora, Dronia City. Vediamo un po' cosa c'è a Dronia. Allora, qua è tutto bloccato. Questo qua, guarda, è un vecchietto che guarda il cantiere, ovviamente. Come da tradizione. Ok, vediamo un po'. Non la conosco questa città, proprio mai vista. Oddio, il gelataio. Oddio, Poutdo. Mi vende i gelati con Poutar, immagino. No, grazie. Allora, qua questo, vedo strani movimenti intorno a questa villa. Vediamo un po', allora. Ok, non succede niente. È molto grande questa cittadina. Qua c'è uno strumento addirittura, che è una Pokéball, ovviamente. Grande, una bella Pokéball. E non vedo... qua c'è il... Non posso il muretto, non posso passare. Tanto la palestra dov'è, caro? E questa qua la palestra è chiusa. È tutto chiuso, fantastico. È tutto chiuso. Questa qua è la palestra. Eccola qua, ragazzi, la palestra. Però non penso di andare già. Donna Gym, Leader Stella, The Industrial Alchemist. Ok, proprio l'alchimia in Pokémon, come nel teorio di Sole e Luna. Oddio, questo qua è molto sospetto. Questa. Ok, mi stai guardando. Perché mi stai guardando? Ok, questo qua è molto sospetto. Mi dà MT46, contiene Tiff. Molto bene. Quindi, tipo ship, una cosa del genere. Questo MT. Qua abbiamo il porto. No, vabbè, che figata. Il porto addirittura. Questo qua è un poeta. E insomma, ragazzi, non penso di andare in palestra in questa parte, anche perché mi ha fatto veramente troppo. Vediamo un po' la palestra, ma ecco. Sembra tipo acciaio. Sì, tipo acciaio, sicuramente. Quindi, ragazzi, nella prossima parte andiamo a affrontare la palestra. Io vi invito a supportare il video con tanti mi piace per supportarvi. Quindi vi raccomando, alzate i like. Un commento per la vostra alla domanda di Rocket e nella descrizione al canale. Ragazzi, per oggi Rocket direi che è tutto. Un saluto e ovviamente, bye bye, reclute!